Sono nato qui, all'alba del secolo scorso, e queste sponde sanno quanto cara mi è stata l'attenzione per la gente di queste terre. La scoperta dei particolari, dei loro sorrisi, dei loro segreti, delle loro espressioni. Il fascino di quest'acqua che viaggia e non si ferma, tenendosi con sé pensieri, segreti e sguardi, fino a lontano, all'infinito, alla memoria. Il compagno più caro mi fu il biliardo, quello del caffè del Clerici, dove la spensieratezza e le preoccupazioni degli assidui clienti si manifestano in libertà e io potevo indagare la loro malcelata inconsapevolezza. Ho amato questo lago e le emozioni che mi comunicava anche quando ero lontano, e centinaia di volte ho cucito e scucito le storie di questa gente come un sarto nella sua bottega. Nel cuore di un grosso borgo, dentro un'antica casa, circondata da un giardino tra muraglie alte e senza finestre, Emerenziano sapeva che la donna nata per lui doveva vivere, ignara della volpe che ne aveva sentito l'odore e che avrebbe finito col trovare il buco nel muro e arrivarle addosso. Era una donna senza esperienza del mondo, ma piena di tutte le possibilità, soffocata da un'educazione familiare antiquata, schiava di tutte le prevenzioni e di tutti i pudori, piuttosto bigotta e niente affatto moderna, una specie di vaso del quale lui avrebbe sollevato il coperchio con precauzione, lasciandone venir fuori odori ed esalazioni adatte al suo naso. Tre sorelle, non so se ce n'è ancora. Erano le tre sorelle prime. Tre sorelle prime. Io mi ricordo, però quella villetta che adesso dei preti, prima della chiesa, abitavano lì. Lui. Infatti. I filippini. Infatti il film va, si vede cosa. Filippini, era un maestro di scuola. Chi sarebbe Filippini? Che lì, si chiamava Filippini. Era un maestro di scuola. Lui che diceva il pipamoce, perché come diceva Chiara, le vera, spaccava la sigaretta, la tagliava. E quando veniva dal Viale del Carmine, veniva sempre con una delle sorelle, quella che aveva quei capelli, aveva un sottobraccio e la borsa da scuola la portava sempre lei. Via Cavallotti, come gli ho detto, c'era anche una pizzeria. Si salutavano più, e c'era dentro una certa Nucci, era una pizzeria, però lavorava più di camera che di pizza. C'era un certo Cirillo che abitava lì, che faceva lo stracivendolo. Faceva lo stracivendolo, quello era un ometto non tanto alto, però era basso ma era lungo. C'era un bicchiere di questa moglie di questo Talacchina gli faceva guardare, gli faceva vedere la luna nel pozzo. Tanto che lei vedeva il pozzo, lui diceva: vedi il pozzo, lui diceva. Te c'è pa la tinca? Osti, mi c'è vedere che tinca che c'è pa? C'è pa una tinca con la minigonna e calzaretta l'ha venduta lui anche. Ma la gaia sì, mi tanto. E che tinca! Arrivederci, sì, arrivederci. Finché ci saranno grossi borghi intorno a un lago, ci sarò anch'io.